Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura la pagina dedicata al Covid con il consueto bollettino. Sono 54 i nuovi casi di contagio in Abruzzo. Torna a salire il numero degli ospedalizzati e per effetto di un'ordinanza regionale dalla mezzanotte di oggi passerà in zona rossa anche Sant'Egidio alla Vibrata. Sono quindi due i comuni abruzzesi in zona rossa. Vediamo il servizio. Torna a salire il tasso di positività e anche il numero dei pazienti ospedalizzati. 54 nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo. Ha dato esito positivo il 6% degli 888 tamponi molecolari analizzati nelle ultime ore, tramite cui il virus è stato individuato in 43 persone residenti in provincia di Chieti, 7 residenti in provincia dell'Aquila, 4 nel Teramano e nessuna nel Pescarese. Una persona invece viene da fuori regione. Il più giovane tra i contagiati ha 9 mesi. Il più anziano 73 anni. Oggi 148 guariti e un morto, che porta il bilancio delle vittime a 2438. Attualmente in Abruzzo sono 7854 i positivi accertati, 95 in meno rispetto a ieri. Di questi, 278 pazienti, 7 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 29, uno in più rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 7545, 103 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. A partire dalla mezzanotte di oggi, inoltre, anche il comune di Sant'Egidio alla Vibrata sarà in zona rossa. In base ai 37 casi registrati nella settimana tra il 3 e il 9 di maggio, il governatore Marsilio ha firmato l'ordinanza regionale numero 30, che stabilisce le massime restrizioni nel comune del Teramano. Nella medesima situazione rimane Celano, in provincia dell'Aquila. Sono questi gli unici due comuni abruzzesi in zona rossa. E anche in Abruzzo sono tante le voci che chiedono di posticipare il coprifuoco. Invita alla prudenza il sindaco di Chieti, che rivendica i numeri buoni nella città, anche se abbiamo visto dal bollettino oggi è la provincia di Chieti quella con il maggior incremento di casi. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Già da diversi giorni ci sono state le riaperture nella nostra regione, situazione dei contagi sicuramente sotto controllo, numeri positivi per la città di Chieti, in particolare sindaco. Qual è la posizione, il pensiero del primo cittadino di Chieti, che oltre a essere sindaco è anche medico? Allora, la mia posizione è che proprio grazie a questi dati positivi, che poi se volete vi citerò, occorre attendere, avere prudenza, attendere per allargare le misure di apertura, proprio perché non vorrei che all'inizio dell'estate potessimo ritrovarci con una situazione più complicata e dover tornare indietro proprio in una stagione in cui gli esercizi commerciali e la popolazione ha più bisogno di uscire e quindi avremmo un effetto boomerang. Per quanto riguarda i dati, in effetti quello che lei diceva sono veri. In Italia il famoso o famigerato, a seconda dei punti di vista, RT, che indica l'indice di contagiosità, è fermo a 0,89, quindi ben al di sotto della soglia di pericolosità. Gli ospedali e le sale di rianimazione si stanno lentamente svuotando, così come seppur lentamente sta diminuendo la mortalità per Covid. In Abruzzo la situazione è ancora migliore, abbiamo un RT di 0,75 e siamo superati in meglio solamente dalla Calabria e dal Friuli Venezia Giulia. Chieti è ancora di più nell'ambito dell'Abruzzo un'isola felice. Abbiamo nell'ultima settimana avuti solo 4 casi positivi, abbiamo un indice di contagiosità di 8 contagi, di 8 persone su 100.000 abitanti, che renderebbe la città proprio di Chieti in zona addirittura bianca, quindi stiamo veramente bene. Però per mantenere questi dati occorre essere un po' più prudenti. Ora, aspettare un mese per allungare i tempi del coprifuoco fino alle 11 o mezzanotte, io penso che non muoia nessuno.
E le formazioni delle classi per il prossimo anno scolastico stanno scatenando in provincia di Teramo forti polemiche da parte delle famiglie, anche dei sindacati. Ad Atri protestano i genitori contro la decisione di non raddoppiare la prima classe del liceo sportivo, mentre la CGIL di Teramo raccoglie tutta una serie di segnalazioni provenienti dal territorio. Tania Bonici Castelli. La CGIL di Teramo si schiera con i genitori che da giorni protestano contro la decisione dell'ufficio scolastico regionale di non raddoppiare la prima classe di liceo scientifico dello sport Zoli di Atri, nonostante le 48 iscrizioni. Per il sindacato teramano questo caso dimostra come si continui a ragionare solo in termini di burocrazia ministeriale, nonostante le evidenti contraddizioni che ne derivano e nonostante le richieste del territorio e delle famiglie. In altri casi si riscontrano contrazioni delle classi, con la mancata accettazione delle richieste di sdoppiamento di quelle numerose. Eppure bisognerebbe tener conto dei numeri troppo alti di bambine e bambine nelle sezioni dell'infanzia. Si sa che i bimbi non indossano la mascherina, delle richieste del tempo pieno rivendicato dalle famiglie della primaria e del tempo prolungato alla secondaria di primo grado. Dimostranze dal territorio raccolte nell'ultimo mese dalla CGIL di Teramo, che ha organizzato assemblee in videoconferenza per il personale delle scuole della provincia. Oltre 600 tra docenti e ATA hanno partecipato a questi incontri. Confronti aperti su temi degli organici e delle risorse messe a disposizione per le scuole in tempi di pandemia e sul rinnovo contrattuale scaduto nel 2018. Nel corso delle assemblee sono emerse tutte le difficoltà che stanno vivendo i docenti in questo periodo, un'emergenza affrontata con spirito di servizio, spesso oltre gli stessi obblighi contrattuali. Stessa cosa vale per i collaboratori scolastici che, con organici ridotti, hanno dovuto assolvere a compiti amministrativi sempre più gravosi. Il sindacato teramano si rivolge ufficialmente all'ambito territoriale e chiede di correggere queste storture e di accogliere le richieste di formazione delle classi inviate dalle scuole della provincia di Teramo. Cambiamo argomento, aumentano le bandiere blu in Italia, il riconoscimento della ONG internazionale FAA che vede l'ingresso per il 2021 anche di Pescara, Francavilla al Mare e Martinsicuro. Jacopo Forcella. Aumentano a 201 quest'anno le località rivierasche che assieme a 81 porti turistici potranno fregiarsi della bandiera blu 2021, il riconoscimento della ONG internazionale FAA. Per questa 35esima edizione ci sono quindi 6 comuni in più e sul totale i nuovi ingressi sono 15, mentre 9 comuni non sono stati confermati. L'elenco annunciato durante una conferenza via web con i sindaci vincitori vede 3 comuni abruzzesi, Francavilla al Mare, Pescara e Martinsicuro, con la regione Abruzzo che sale dunque a quota 13. Gli 81 approdi premiati, spiega la FI, dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese rispondendo ai requisiti previsti per l'assegnazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale. Sul podio si conferma prima la Liguria, sempre con 32 località, mentre sale in seconda posizione la Campania con 19 bandiere, con un nuovo ingresso ma anche un'uscita, che sorpassa e fa scivolare al terzo posto la Toscana, che ottiene 17 vessilli blu, con 3 uscite, a pari merito con la Puglia, che guadagna 2 bandiere, 3 nuovi ingressi e un'uscita. Sono 416 in totale quest'anno, 407 nel 2020 le spiagge con mare cristallino, che rispondono a circa il 10% dei lidi premiati a livello mondiale, sottolinea la FIA, aggiungendo che le bandiere sui laghi scendono a 16 con 2 uscite. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di criteri imperativi e guida, fra cui, oltre mare risultato eccellente negli ultimi 4 anni, anche efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. Fra i 32 criteri di valutazione per questo sigillo di qualità assegnato da una giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della transizione ecologica, delle politiche agricole e del turismo, ci sono anche strutture alberghiere, servizi di utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, educazione ambientale. L'impegno verso la sostenibilità nella gestione del proprio territorio, la cura del turista e la sua sicurezza, l'attenzione ai servizi unite al grande desiderio di ripartire con la stagione turistica fanno dei comuni bandiera blu un propulsore per la ripresa del turismo italiano in questo particolare
particolare momento storico. Così il presidente della FE Italia, Claudio Mazza, nel rilevare l'aumento dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di qualità, ma molti di più sono però quei comuni che hanno scelto di intraprendere il percorso e che affianchiamo nella loro crescita, ha aggiunto in occasione di un incontro online con i sindaci dei comuni che hanno ottenuto il vessillo blu. Come è stato per l'anno passato, quando i comuni rivieraschi italiani, bandiera blu, hanno ben saputo rispondere alle nuove e sconosciute sfide lanciate dal Covid, garantendo una gestione della stagione estiva efficiente e in sicurezza, siamo convinti, conclude Mazza, che per il 2021 il turismo italiano saprà fare da traino alla ripresa dell'intero paese. Una grande novità questa per Pescara, che per la prima volta nella sua storia ha avuto il riconoscimento della bandiera blu. Per la prima volta nella sua storia la città di Pescara ha la bandiera blu. Sindaco, un grande riconoscimento, una grande soddisfazione. Sì, veramente la gioia è infinita perché abbiamo ottenuto un risultato storico, è un risultato che premia la città di Pescara, una città che noi abbiamo sempre pensato fosse da bandiera blu, nessuno aveva mai fatto la domanda, l'abbiamo proposta a dicembre, quando 2 anni fa abbiamo lanciato questa idea della bandiera blu, nessuno ci credeva e invece evidentemente Pescara ha i numeri per ottenerla, tant'è che oggi è stata insignita di questo riconoscimento importantissimo, che è un riconoscimento internazionale che viene dalla Fondazione per la Ecosostenibilità Ambientale, perché Pescara è una città che noi sosteniamo non essere soltanto una città di mare, ma è una città che vive con il mare, vive sul mare. È un'altra considerazione importante, Pescara è l'unica città tutto tondo che ottiene la bandiera blu in Italia, perché Pescara non è soltanto una città turistica, è una città e era quasi impossibile che l'ottenesse, invece i numeri c'erano, le condizioni c'erano, noi l'abbiamo sempre pensato e oggi ci prendiamo questa grandissima soddisfazione. Pescara, bandiera blu per la prima volta nella sua storia. Cosa significa avere la bandiera blu nella stagione estiva che dovrà segnare il rilancio, la ripartenza a livello turistico non solo di Pescara? Significa una carta di credito non indifferente, la carta di credito che già la Confcommercio sta mettendo in piedi, una carta che consente ai propri clienti, ai bagnanti e ai turisti di girare tra i musei, tra i negozi, di cercare di trovare le soluzioni, sarà una carta tuttamente blu, ma dico di più, la carta intestata, metteremo subito in cantiere, e stavamo aspettando la notizia perché è pronta una macchina per mettere in risalto tutto quello che è la città di Pescara. Il concorso tra le vetrine di Pescara saranno addobbate con la bandiera blu, poi un appello rivolto a tutti i proprietari dei negozi che oggi sfitti, allora chiediamo un supporto, ci metteremo a fianco al tavolo insieme a loro, coinvolgeremo le scuole del Misticone e l'Istituto d'Arte di Pescara, perché dobbiamo dare a quelle vetrine brutte un senso, una vetrina deve, si è chiusa ma deve sembrare che sta all'aperto, questo vogliamo realizzare, togliere quelle brutture, le brutture le togliamo perché oggi la bandiera blu ci dà questa carta di credito. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B, ancora Serie B, non ci sono state sorprese nell'ultima giornata di campionato, l'Adriatico di Pescara, il Pescara regge per un tempo e mezzo ma poi crolla, incassa 3 reti da una Salernitana che vola in Serie A. I biancazzurri, già retrocessi, chiudono la stagione al penultimo posto, vediamo l'estratto della partita. Tutto previsto all'Adriatico, dove la Salernitana vince per 3-0 ottenendo la promozione diretta nella massima serie. Al cospetto di un Pescara già retrocesso, la formazione di Fabrizio Castori ha dovuto però sudare per conquistare i 3 punti promozione. A scuotere la vigilia, oltre all'aggressione alla figlia di Grassadoni, anche il sasso lanciato prima della gara al pullman del Pescara durante il tragitto di trasferimento allo stadio. Delfino in campo con il 3-5-2 e a specchio degli ospiti, in campo invece con lo stesso modulo e anche gli ex biancazzurri Ghiomber e Jarosiski. Dopo una lunga fase di studio contrassegnata da uno sterile possesso palla campano, al 27esimo il primo squillo è abruzzese con Odgaard che calcia sull'esterno della rete. Al 34esimo occasionissima per il Pescara con Macin che libera dopo un rimpallo Seter a tu per tu con Belez che chiude lo specchio con il pallone che finisce sul palo della porta granata. Pescara per 2 volte vicino al vantaggio al cospetto di una Salernitana sorniona
e che sembra soffrire il caldo e l'inaspettata verve abruzzese, visto che fino al 45esimo non accade praticamente più nulla con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sul risultato ad occhiali. Il secondo tempo inizia al sesto con le proteste ospiti per un contatto in area abruzzese che vede cadere a terra il neo entrato Anderson, e con Prontera di Bologna che ben piazzato lascia però proseguire pressione ospite sin dalle prime battute del secondo tempo. Al decimo sembra fatta per gli ospiti, ma Tutino davanti a Fiorillo mette incredibilmente fuori. Il Pescara lotta senza regalare nulla alla squadra di Castori, che però al 22esimo trova il vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Anderson e assegnato da Prontera dopo un tocco con la mano in aria di Gut. Salernitana in vantaggio a questo punto, padrona del campo con il raddoppio al 27esimo di Casasola a chiudere la gara e far iniziare la festa dei salernitani. Solo per le statistiche, al 37esimo la rete di Tutino per il 3-0 con cui si chiude la gara per il Pescara, un mesto finale di stagione. Serie C finisce dopo 90 minuti la corsa del Teramo nei playoff. Al Barbera si impone il Palermo per 2-0 grazie ai gol di Floriano e sul rigore, e Luperini. Stagione conclusa dunque per il Diavolo, che ora dovrà programmare la prossima annata. Palermo come Catanzaro un anno fa, con la differenza però che la formazione rosanero, nonostante il vantaggio dei 2 risultati su 3 per passare il turno, segna e manda fuori il Teramo al primo turno dei playoff. Al Barbera finisce 2-0 per la formazione di casa, con reti tutte nel primo tempo. Paci conferma la formazione che ha battuto la Viterbese nell'ultima giornata della stagione regolare, salvo il rientro in campo di Arrigoni al posto di Lombardi in mediana, e con gli ex Santoro e Birligea subito in campo. In casa rosanero Filippi tiene in panchina il bomber Luca, recuperato dopo un infortunio, e dà ancora fiducia a Rauti in avanti, assistito da Canutè e Floriano. Il Teramo sembra iniziare con l'approccio giusto, mentre il Palermo attendere, ma dopo pochi minuti di gara arriva già un episodio importante. Canutè va al cross dalla destra, Valente carica il tiro al volo che secondo il direttore di gara viene deviato con un braccio da Lasic. Dal dischetto va a calciare Floriano, che indirizza centralmente la traiettoria e spiazza Lewandowski, portando avanti il Palermo. Dopo qualche istante Rauti è costretto a lasciare il campo dopo un contatto in precedenza con Santoro. Al suo posto fa il suo ingresso Saraniti. La gara prende così una brutta piega per il Teramo, costretto di conseguenza a fare ancora di più per vincere. La gara però si fa ancora più complessa per il Teramo prima di rientrare negli spogliatoi. Saraniti dà di fatto il via all'azione e propizia lo splendido gesto tecnico di Luperini, che in rovesciata in aria porta sul 2-0 al 44esimo i padroni di casa. Per il Diavolo è ovviamente un brutto colpo. L'inizio ripresa non offre cambi né dall'una né dall'altra parte. Il Teramo deve ovviamente provare a segnare e ci prova al quarto Bombaggi dalla distanza, trovando pronto Pelagotti, con Ilari non troppo contento dell'iniziativa personale da parte del compagno di squadra. Poco dopo Paci è costretto al cambio perché Birligea incappa in un nuovo problema muscolare, con Chiere Mateng che ne prende il posto all'8° minuto di gioco. Costa Ferreira 3 minuti più tardi impegna Pelagotti con una conclusione su cui l'estremo difensore di casa si fa trovare ancora una volta reattivo. Non avendo nulla da perdere però, il Teramo prova ad attaccare con costanza e protesta al 26esimo per un contatto in area tra Chiere Mateng e Lancini, su cui il direttore di gara lascia proseguire. Paci chiama in campo K al posto di Lari ed è proprio l'ex Roma a scaricare per Santoro, che fa partire un destro al 31esimo su cui di nuovo Pelagotti dice di no. Un minuto più tardi Lancini e Pelagotti pasticciano su un pallone che sembrava comodo da controllare. Bombaggi da posizione defilata prova a riaprire la gara con palla che danza sulla linea ma non la oltrepassa. I minuti passano ed il Teramo non riesce a pungere. Al 43esimo Valente ispira Sant'Anna in aria, che di testa però non trova lo specchio della porta. La conclusione di Costa Ferreira, con nuova parata del portiere di casa, è la chance che manda i titoli di coda sulla gara del Teramo e sul suo campionato. Come nella passata stagione, il Diavolo lascia i playoff al primo turno e si prepara ora ad affrontare la programmazione per la prossima stagione con tanti punti interrogativi da chiarire. Serie D termina 2-0 per la Vastese, lo scontro tutto abruzzese tra i biancorossi e il Notaresco. In rete Mamona e Di Prisco. Vediamo il servizio.
Brutta pagina di sport al 91esimo di Vastese Notaresco, il derby del girone F di Serie D con il tecnico ospite Massimo Epifani finito in ospedale dopo una gigantesca risa scatenatasi nei pressi degli spogliatoi. Uno brutto finale di derby di una giornata tesa sin dalle prime battute. In campo vince la Vastese che supera con il più classico dei risultati la formazione rossoblu che vede sempre più lontano il primo posto. All'Aragona è stata sfida senza esclusione di colpi fra i locali decisi a blindare la salvezza e gli ospiti intenzionati a non perdere ulteriore terreno dalla capolista Campobasso. Alla fine l'ha spuntata la squadra di casa che vede la salvezza ora molto più vicina. Avvio equilibrato con una maggiore pressione ospite. All'11esimo Marchionni dai 20 metri mette a lato con Di Rienzo che era comunque sulla traiettoria. La squadra di Epifani prova a fare la partita ma la Vastese chiude tutti gli spazi. Il match non regala grandi emozioni fino al 28esimo quando Marchionni prova il gol della domenica ma Di Rienzo si supera e salva. Gli ospiti premono con più decisione con la squadra di D'Addelio pronta a ripartire in contropiede come accade al 41esimo dopo una leggerezza di speranza con Martiniello che poi in area mira al primo palo trovando la risposta di Sciba. Si resta però sullo 0-0 con i locali ancora minacciosi al 45esimo con un diagonale di Martiniello che fa terminare la sfera di un soffio al lato. Nel secondo tempo ospiti in campo con Sorrini, Bonavoglio e Palumbo al posto di Di Stefano, Blando e Bana. In campo però nella prima parte di ripresa accade davvero poco fino al nono quando Martiniello per la Vastese in area di rigore gira a rete con la parata del portiere del Notaresco. La squadra ospite non ci sta e si butta in avanti. Al 14esimo punizione di Acquadro con la respinta difficoltosa di Di Rienzo e con la palla che termina Ulcese che trova ancora la risposta del portiere prima della conclusione di Palumbo. Passa un minuto e tocca a Marchionni provarci con un tiro cross che crea ancora apprensione in area aragonese. Si dispera in panchina il tecnico rossoblu Epifani con la sua squadra che alza il baricentro mentre al 17esimo ci sono però le proteste locali per una caduta in area notareschina di Mamona con Borriello di Arezzo che lascia proseguire. Gara che finalmente si ravviva con la Vastese che però non sta a guardare. Al 19esimo ancora Mamona mira l'incrocio ma mette fuori mentre al 21esimo ci prova Di Prisco di testa con Sciba che respinge. Al 25esimo ancora una sostituzione nel Notaresco con l'ingresso in campo di Dos Santos per Olcese. Al 27esimo però è ancora pericolosa la squadra di D'Addelio con Monza che in area scarica su Sciba che salva ancora. Fioccano ora le occasioni dall'una e dall'altra parte con il punteggio che resta sullo 0-0 fino al 36esimo quando a spezzare l'equilibrio ci pensa Mamona che fa tutto da solo entrando in area dopo una sgroppata prepotente e mettendo di potenza il pallone alle spalle di Sciba e facendo esplodere la gioia dei suoi compagni. Vastese in vantaggio e formazione ospite che non riesce a reagire e così al 42esimo Di Prisco con la complicità di Sciba raddoppia regalando così alla Vastese il 2-0 ma soprattutto tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Notaresco. Un brutto colpo che non sarà semplice da smaltire, poi il brutto finale che nulla ha a che vedere con lo sport. E infatti potrebbe avere un seguito non solo sportivo la rissa che si è scatenata ieri allo stadio Aragona di Vasto al termine della gara del campionato di Serie D Girone F Vastese Notaresco che ha visto finire in ospedale il tecnico ospite Massimo Epifani con una prognosi poi di 15 giorni per un trauma cranico con episodio di perdita di conoscenza post-traumatica e distrattivo del rachide cervicale. L'allenatore sarebbe stato colpito nella zuffa scatenatasi nei pressi dello spogliatoio e dopo essere stato soccorso sul posto dai sanitari del 118 trasportato in ambulanza all'ospedale di Vasto. Sull'episodio, fermamente condannato dal Notaresco Calcio attraverso un comunicato stampa e anche dalla società aragonese, sono in corso le indagini della polizia. Le forze dell'ordine dopo l'accaduto hanno raccolto diverse testimonianze. Ieri sera il tecnico, dopo essere stato dimesso, è stato ascoltato in commissariato dagli inquirenti. E a seguito dei fatti di ieri, la Vastese rischia la squalifica del campo e anche una multa. Dell'accaduto sarebbero stati testimoni anche l'arbitro e i suoi due collaboratori. Mercoledì il Notaresco tornerà in campo per disputare il recupero di campionato con il Monte Giorgio e in panchina andrà l'allenatore in seconda. Mattia Falasca. Rimaniamo in Serie D, successo interno per il Giulianova che al Castrum vince uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza contro il Monte Giorgio. Tedone e Barlafante regalano i tre punti agli uomini di Bitetto che salgono a quota 25 punti in classifica. Stefano Recanati.
Pur soffrendo nella ripresa, il Giulianova batte il Monte Giorgio ed approfittando di alcuni risultati a favore aggancia la zona play-out. Accade tutto nel primo tempo con le reti di Tedone e Barlafante per i padroni di casa e Domiccioli per i marchigiani. Il Giulianova perde per squalifica Ferrini, mentre Danna, non al meglio, parte dalla panchina. Nel 3-5-2, schierato da Biteto al centro della difesa, rientra a caso a comporre il trio con Ancinelli e Demoleon. A centrocampo Cipriani è l'uomo disegnato per impostare la manovra. In avanti conferma per la coppia Paudice e Barlafante. Nel Monte Giorgio assenti per squalifica Perini e Mantini, per rimpiazzarli Mister Mengo opta per Ficolo al centro della difesa e Trillini come mezzala. In avanti gioca Lupoli con Cucù che si accomoda inizialmente in panchina. I giallorossi provano immediatamente ad indirizzare la gara sui binari giusti con un cost to cost per vie centrali di De Cerchio con Zizzania che si salva in due tempi. Buono l'impatto sull'incontro per gli uomini di Bitetto che protestano per un presunto fallo da rigore, ma per Bortolussi si può proseguire. Il Giulianova spinge e trova il vantaggio al decimo minuto. Il movimento tra le linee ad aprire la difesa di De Cerchio, il quale appoggia Paudice con la conclusione di quest'ultimo respinto sulla linea ma sui piedi della corrente Tedone che con il piatto mette in fondo al sacco. La prestazione del Monte Giorgio è impalpabile, di giallorossi potrebbero approfittarne prima della mezz'ora quando, dopo una ripartenza ancora orchestrata dal 2 Paudice De Cerchio, la palla arriva a Tipaldi che incredibilmente da pochi metri tira addosso al portiere. Continua il buon momento dei padroni di casa che si portano sul 2-0. Tipaldi è caparbio a continuare la sua corsa inducendo all'errore Zizzania con la sfera che giunge sui piedi di Barlafante per il numero 10, un gioco da ragazzi, mettere in fondo al sacco. Il doppio vantaggio però dura solamente una manciata di minuti perché il Monte Giorgio alla prima conclusione verso la porta abruzzese va in gol grazie ad una prodezza balistica da 20 metri di Capitano Miccioli. Ad approcciare meglio la ripresa il Monte Giorgio, bravo a palleggiare palla a terra cercando di approfittare di un Giulianova un po' rinunciatario, come al quarto d'ora quando Pampano sfonda sulla destra e pesca al centro dell'area Lupoli sfortunato a colpire il palo alla sinistra di Mora. Preme ancora la formazione marchigiana che continua a rendersi pericolosa dalle parti di Mora con il difensore Gnaldi, ma anche lui da pochi passi mette incredibilmente fuori. Bitetto prova a cambiare qualcosa, ma a rendersi pericoloso è ancora il Monte Giorgio con Lupoli che a botta sicura dal centro dell'area di rigore mette sopra la trasversale. Per vedere la prima conclusione verso la porta di Zizzania in questa ripresa bisogna aspettare addirittura il 27esimo, quando Paudice fa tutto bene liberandosi di un uomo in area di rigore. Poi però decide di calciare in porta quando in mezzo erano liberi alcuni compagni di squadra. Lo stesso Paudice un minuto più tardi dopo una lunga progressione libera Danna che si fa murare la conclusione dalla difesa. Nel concitato finale di gara vengono espulsi Mister Bitetto e poi De Cerchio per doppia ammonizione. Per domenica prossima in dubbio la trasferta di Aprilia. E continua la risalita del Pineto che dopo il blitz di mercoledì a Notaresco vince anche al Mariani Pavone. La sfida contro l'Olimpia Agnonese, vittoria con una dedica speciale per i biancazzurri ora a ridosso della zona playoff. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Dopo appena 10 giorni dal recupero della gara di andata, Pineto e Agnonese si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra in una gara che mette in palio punti importanti per entrambe. Uno squalificato per parte nelle due formazioni, nell'Agnonese non c'è Caputo, fermato per 2 giornate dal giudice sportivo, al suo posto a difendere i pali della porta granata Carriero, fermato Galeano nel Pineto, sostituito a centrocampo da Baldinini, assente anche l'infortunato Esposito, a dettare i tempi a centrocampo e Paoli con Milincleri che agisce tra le linee. I molisani ospiti partono subito forte e sfiorano il vantaggio dopo appena 9 minuti dal fischio d'inizio di Liotta di Castellammare. Pejic pesca Sapone in buona posizione, l'aggancio e la girata del numero 9 che fa tremare il palo. Brividi per i padroni di casa che rischiano anche al 13esimo quando Sapone in versione assistman trova il filtrante per Amaia, ma Mercorelli riesce in qualche modo a disinnescare. La gara si sblocca al minuto 14 grazie al lampo di Milincleri che riceve da Romano e con una gran botta dal limite batte Carriero per l'1-0 pinetese alla prima vera occasione per i biancazzurri. Passa solo un minuto e i locali sfiorano anche il raddoppio con Minnozzi che dalla distanza spedisce fuori di poco con la sfera che sorvola il 7. Il Pineto cresce e sembra poter controllare disinnescando le fonti di gioco molisane. Al 33esimo ancora Minnozzi, questa volta su punizione, sfiora il palo. Si va così al riposo sull'1-0, ma in avvio di ripresa dopo neppure un giro di lancette l'Agnonese riporta il risultato in parità sfruttando un disimpegno errato della difesa biancazzurra sul quale
quale si avventa Amosù, che di controbalzo supera Mercorelli e fa 1-1. Prova a inserire forze fresche Pomante al decimo, entra Ciarcelluti per Minnozzi, ma è ancora Minincleri a dare il là all'azione del nuovo vantaggio pinetese al 18°, servendo nell'area piccola Romano, che nel mucchio trova il tapin vincente e riporta in vantaggio i suoi. Ma al 21°, l'autore di gol e assist è costretto a lasciare claudicante il terreno di gioco. Al suo posto entra Bugaro. I locali gestiscono bene la contesa, con l'Agnonese che dopo la fase iniziale perde di intensità. Al 32° della Quercia taglia tutto il campo con un traversone sul secondo palo per Mastrippolito, che tutto solo spreca clamorosamente la rete del possibile 3-1. Ma l'appuntamento col gol è solo rimandato di qualche minuto. Al 42°, infatti, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Mesisca costringe Carriero al miracolo, ma l'estremo granata nulla può sul tocco sotto misura di Bertolo, che fissa il risultato definitivo sul 3-1. Al triplice fischio può partire la festa dei biancazzurri, che dedicano la vittoria a Renato Brocco, il presidente di tante battaglie, scomparso proprio un anno fa. Era l'ultima notizia, questa sera alle ore 21 c'è il replay di Enrico Rocchi per iniziare a tirare un po' le somme di questa disastrosa annata del Pescara. Il TG6 invece tornerà con l'edizione della notte alle ore 23. Grazie e buona serata.